Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Sabato speciale per la casa protetta della Fondazione GB Plattis di Via Vicina 100, dal pastificio Andalini arrivata donazione di 2.500 euro. 105 gennaio 2019 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Sabato 5 gennaio, giorno della donazione, è iniziato verso le ore 12 con un avviso dello staff dirigenziale del pastificio Andalini, composto da Massimo e Simone Andalini, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della storica azienda centese, ricordiamo nata ufficialmente nel 1956, insieme al direttore operativo del pastificio Stefano Venturi, alla struttura della grande casa protetta centese, a fare gli onori di casa accompagnando gli ospiti nella visita la presidente della fondazione Valeria Cevenini e la sua vice Claudia Mazzucca, seguiti da alcuni componenti del consiglio direttivo dell'ente. La struttura è dotata di ampi e luminosi spazi destinati all'accoglienza di circa 90 ospiti per rendere loro la permanenza la più confortevole possibile, dagli spazi ricreativi per gli ospiti autosufficienti a quelli per chi è meno indipendente e ha bisogno di essere costantemente seguito. Al gruppo si è poi aggiunto il sindaco di Cento Fabrizio Toselli, che invitato dalla presidente Cevenini porta il saluto al gruppo e agli ospiti che in quel momento stavano pranzando. Sono stato l'oggetto della loro donazione, quindi noi, mentre li ringrazio anticipatamente dell'assegno che ci consegneranno, voglio presentarvi prima il presidente, il signor Massimo Andalini, poi c'è la figlia Simona, no? E il direttore, il signor Stefano Venturi, che è il direttore amministrativo. Abbiamo il sindaco, che è arrivato in ritardo, ma anche lui dirà le sue parole. Velocissimo, allora intanto buongiorno a tutti e anche un buon anno a tutti. Devo dire che sono particolarmente contento di essere qua, perché comunque, insomma, come diceva già la Presidente, vedere ed essere presente a una consegna comunque di un assegno, comunque di un pensiero che un'azienda importante come l'azienda Andalini, che è sul territorio centese da sempre e che da sempre, diciamo, opera anche nell'ambito proprio del sociale, credo che sia un grande onore, un grande orgoglio da sindaco, appunto, essere qua oggi. Io li voglio semplicemente ringraziare per la scelta che avete fatto, quest'anno nei confronti del Platis, perché il Platis è una struttura importantissima, fondamentale per il territorio, e quindi, insomma, credo che sia un bel gesto da parte di un'azienda così importante ad un'altrettanto importante realtà che è il Platis. Quindi semplicemente la mia presenza era questa. Grazie. Il direttore operativo del pastificio ha spiegato che
La donazione è frutto del ricavato della vendita dei bauletti, regalo che l'azienda centese Pastificio Andarina ha messo in vendita per le recenti festività natalizie e quest'anno, diversamente dagli anni che veniva donato un oggetto di particolare utilità, da questo Natale la dirigenza del pastificio ha pensato di destinare a beneficenza 2 euro per ogni bauletto ed è così che si è potuto donare la bella cifra di 2.500 euro. Sentiamo Venturi. Rinnovo i saluti e gli auguri che ha già fatto il nostro sindaco. E noi ogni anno come Pastificio Andalini creiamo dei box natalizi, un assortimento della nostra pasta che viene normalmente venduto alle aziende che poi lo usano come gadget natalizio. E ogni anno noi mettevamo dentro, non so, un regalo che poteva essere il timer, poteva essere la presina, poteva essere il grembiule da cucina. Quest'anno abbiamo detto, ma ormai le persone hanno tutto. E usciamo un po' dai regali materiali e cerchiamo di fare qualcosa di utile per il territorio. Allora abbiamo pensato, in passato avevamo già aiutato la Coccinella Gialla e quest'anno abbiamo pensato al Plattis, anche per l'amicizia che mi lega con Claudia, che ci conosciamo da anni ma ci frequentiamo da meno, comunque con la sua amicizia abbiamo detto facciamo qualcosa per il Plattis perché regaliamo, proviamo di regalare qualcosa, un po' di gioia anche alle persone anziane che sono del territorio centese. Sentivo la signora prima che diceva ne ho venduta tanta di pasta Andalini, quindi presumo che avesse un presumo che avesse un sono la moglie di Vittorio Barboni. Piacere signora, che venivo io lì, venivo io fin da bambino in bicicletta. E quindi il nostro intento come aziende non è che siamo qui per fare pubblicità all'azienda Andalini, perché non è questo il nostro scopo, ma è quello con questo piccolo gesto di sensibilizzare le altre aziende del territorio di investire in beneficenza e di aiutare chi purtroppo ha bisogno di aiuto. Come aziende, gente della nostra età deve puntare su due persone, sui giovani perché sono il nostro futuro, sono quelli che faranno, speriamo, il bene della nostra nazione, ma non dobbiamo dimenticare le persone anziane che sono quelle che hanno costruito la nostra cultura, il nostro territorio e quella che è la nostra nazione. Quindi non dobbiamo dimenticarci di queste due categorie di persone che sono importantissime. Io ringrazio voi per averci accolto ed è stato bellissimo condividere con voi questo momento. E la consegna dell'assegno di 2.500 euro avvenuta all'ombra del grande albero di Natale allestito nell'atrio della struttura. Sotto l'occhio vigile della Befana si possono vedere anche i bauletti. Chiude il nostro video servizio curato da Marco Raboni per TC100 Web TV l'esclusiva intervista alla Presidente Valeria Civerini che ci spiega il mondo Plattis e le sue problematiche. Insieme alla Presidente della Fondazione della Casa Protetta Plattis di Vicento, a Valeria Civerini, ecco signora, oggi è stata la Fondazione ricevuta la visita di un'importante azienda centese, il Pastificio Andalini, perché il Pastificio quest'anno ha pensato alla struttura centese, la Casa Protetta centese, che da quello che sappiamo è nata parecchi anni fa. È nata nel 1901 per volontà di centesi molto generosi. Il Pastificio Andalini naturalmente così continua questa gara di generosità che c'è stata negli anni trascorsi. Anche perché qui assistiamo degli anziani, i posti letto sono 90, tutti per non autosufficienti, e chiaramente siamo a disposizione del territorio attraverso le ASL e i comuni, questo è. E quindi siccome la vita media si è allungata, c'è stato un cambiamento basilare nelle famiglie, quindi c'è bisogno di queste strutture, per dei casi non è che i figli non vogliono bene ai genitori, non è sempre vero questo. Oggi abbiamo bisogno di questi posti perché le famiglie non possono assistere a certe situazioni, quindi noi siamo presenti nel territorio. Abbiamo le porte aperte, chi ha bisogno di informazioni può venire, abbiamo l'URP nella nostra struttura, può venire a chiedere informazioni per come fare. Abbiamo ricevuto anche la visita del sindaco, che ringraziamo ancora una volta per la gentilezza. Ecco Presidente, in una società come diceva lei, che man mano che va avanti è sempre più individualista, quindi una struttura come la Casa Protetta Plattis è importante, come diceva, per dare un po' di sollievo anche a quelle persone che
essendo anche autosufficienti, però hanno il problema della solitudine, che è un po' il male della nostra società attuale. La solitudine è il male più grande che possa avere una persona. È stato stabilito che con lo stesso tipo di malattia la persona che attorno a una rete familiare affettiva accusa, sente meno sensibile al dolore di quella che è sola con la stessa patologia. Quindi è proprio la solitudine il male più grande. Chiaramente noi assistiamo persone non autosufficienti, però insomma sono strutture necessarie. Molto bene, grazie Presidente. Prego.